Avevano costituito un'organizzazione criminale con lo scopo di aiutare numerosi cittadini egiziani che, non conoscendo la lingua italiana e le norme del Codice della Strada, non avrebbero mai superato gli esami per conseguire la patente di guida nel nostro paese. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nasce nel mese di gennaio 2022, quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale di Torino sono intervenuti presso la sala esami della locale Motorizzazione, sorprendendo in flagranza di reato un cittadino egiziano che stava sostenendo l'esame e da un suggeritore esterno. L'intervento degli investigatori della Stradale, effettuato al termine della prova, peraltro superata brillantemente, ha consentito di scoprire occultata tra gli indumenti una microtelecamera in corrispondenza di un foro creato d'arte nella parte superiore della maglietta, in grado di inquadrare il monitor su quale venivano proposti quiz. Il dispositivo trasmetteva le immagini all'esterno della Motorizzazione a terze persone che suggerivano le risposte esatte mediante gli auricolari indossati dai candidati in collegamento telefonico. A seguito di questo intervento si è sviluppata una scrupolosa attività investigativa con l'analisi del contenuto dei telefonini in uso all'indagato e intercettazioni telefoniche che ha consentito di individuare una vera e propria struttura criminale composta da cittadini egiziani che dietro il versamento di ingenti somme di denaro dai 3 ai 4.000 euro ad esame teorico era in grado di garantire il conseguimento di patenti di guida ai loro connazionali. La meticolosa attività investigativa ha permesso di scoprire 35 casi d'esame sospetti che vedevano interessate, oltre alla Motorizzazione di Torino con 23 casi, anche quelle di Savona 5 casi, Biella 4, Novara 1, Vercelli 1 e Ravenna 1, per i quali i candidati in concorso con gli organizzatori sono indagati in stato di libertà. Nella giornata di martedì 11 luglio gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Torino hanno quindi eseguito in Torino, in Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, le catture di 4 cittadini egiziani, ritenuti gli organizzatori del sistema fraudolento, colpiti da misura cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino. Contestualmente sono state eseguite diverse perquisizioni locali che hanno consentito il ritrovamento e il sequestro di diverso materiale probatorio come numerose auricolari Bluetooth, microcamere, smartphone, modern wifi portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati per nascondere l'attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami teorici sostenuti presso la Motorizzazione civile di Torino.